Eccoci qua ragazzi, bentornati nel canale di Danix, torniamo con Silent Hill 2 Remake, riprendiamo da questo punto. Allora, andiamo avanti, dobbiamo proseguire, siamo sempre all'interno di questa specie di labirinto, ci sono, come ho detto, molte strade dove si può andare. Allora, l'unica strada che si poteva fare era qui, e le altre erano tutte chiuse. Ok, quindi andiamo. Vediamo un po', Cerchiamo, abbiamo qualcosa da caricare, no? Pochissimi colpi, ragazzi, siamo messi molto male. Vabbè, ormai siamo sempre con pochi colpi continuamente, ragazzi. Vabbè, questo è impossibile da beccare. E dai, bastardo. Allora, c'è una scala anche qui. Ma c'era anche un'altra strada. Allora, qui si può scendere. Però c'era una scala. C'è una scala, una porta anche di qua. Vediamo cosa c'è. Ah, sblocchiamo. Ah, ok, ritorniamo nella zona di. Ah, sono numerate le scale. 1. Poi la seconda l'abbiamo beccata adesso. La numero 1 non possiamo andare perché è dall'altro lato. Ed è questa. Vabbè. E allora, dobbiamo andare per forza lì dove c'erano le scale, perché altre strade non. Se non erro, aspetta un attimo, non mi ricordo una cosa, perché non voglio togliermi il dubbio, perché poi non si sa mai quando. Aspetta un attimo, una cosa che. Dov'è che c'è una porta mezza chiusa? Ah, ok, questa era chiusa. Era chiusa? E questa era chiusa, ok. Va bene, va bene. Allora, scendiamo lì. Scala numero 2. Che sono numerate queste, quindi. Ah, qui non abbiamo la. Sì, la mappa ce l'abbiamo, ma la fa lui quando sta camminando. Mentre cammina lui disegna la mappa, diciamo così. C'è anche dell'acqua, dell'acquetta, quindi. Qua c'è una chiave, però aspetta che c'è pure un mostro, qualcosa. Qui c'è una chiave che bisogna vedere che ci serve. Questi sono quelli che camminano nell'acqua. Beh, camminano in terra, però. Cazzo, è già labirintica così, però. Aspetta un attimo. Si può andare qua. Per niente, perché è chiuso male. Va bene. Ah, è meglio toglierci dalle strade chiuse, così almeno. Fammi vedere questa. Ah, ok, non c'è nulla, ma ci sono dei colpi. Vabbè, giusto anche questa, va bene. Eh no, perché qui è alla cieca, cioè. La mappa la fa lui mentre cammina, quindi non è che la vediamo propriamente. Ah, ok, torniamo alla scala numero 1.
Ed è quello che in realtà ci serve. Torniamo alla scala numero. Quel suono non mi è piaciuto per niente. Un suono metallico di qualcosa. Vabbè, vai, vai. Vediamo dove andiamo a parare. Abbiamo fatto il giro. Sì, dall'altro lato dove prima non potevamo andare. Cancello con manette. Dov'è? Questo. Ah, questo. Ah, ok, è chiuso, vabbè. Possiamo. Ho visto qualcosa camminare nel muro. Nella parete, mi sa che sono sempre quelli là che camminano malamente. Sapevo io che questo scendeva. Sapevo io che questo scendeva. Che ve lo dica fare. Sono tanti qua. Che sono sopra, qui ti saltano da sopra, quindi. Dando un po' di cose, ma. Ah, ok, si ricollega. Ma guarda, è meglio che scendano loro che così mi fanno un favore, anziché restare sopra. Nettamente meglio che scendano, perché mi fanno un favore, va. Allora. Qui c'è un'altra scala. Vabbè, cancello con manette. Non lo possiamo. Aspetta, non ho provato. Cioè, avevo controllato, ma. Mi sembra che era chiuso male, no? Non dovevamo fare niente. No, no, non possiamo fare. Serve qualcosa per tagliare la catena, direi. Quindi tipo delle tronchesi, qualcosa che al momento non abbiamo. Allora, quindi questa scala è la numero. Non ce lo dice. Vabbè, noi scendiamo. Ma non è che. Ma siamo venuti da qui o no? Boh. Siamo venuti da qua o no? Aspetta un attimo. No, no, non siamo venuti da qui. Siamo venuti dalla numero 1. Ah, questa è la numero 3. Ok, no, quindi sono numerata, però. Un attimino, questa zona è molto ostica, ma non tanto dei nemici che proprio dal punto di vista dell'orientamento è molto complicata. Anche perché, come ho detto, la mappa. L'abbiamo mentre stiamo camminando. Passi di cose. Ah, quello là. Frega un cazzo di quello, non è che. Sì, come no. Venga, venga, venga. Qua deve essere pieno di. Cazzo, stavo guardando la mappa, bastardo. Però non si fa così, eh. Maledetto. Stavo guardando la mappa. Ah, abbiamo fatto il giro per prendere quella chiave. Sì, che abbiamo visto nel buco. Dall'altro lato. Chiave piccola. Qui possiamo sbloccare. Dove andiamo a parare. A parte questo che sta venendo qua.
Però aspetta, c'era una porta anche qua davanti, se non ho visto male io. Questa va provata. Ok, chiusa. Chiusa dall'altro lato, quindi in realtà dobbiamo riandarcene via da qua. Chiusa male. Perfetto. Quindi la strada giusta è dove stavamo andando. Stavo mandando una bella parola. Ma poi chiave piccola, dove cazzo la dovevamo usare? Scusa. Ma quindi ce ne dobbiamo riandare. Ah, vuoi vedere che per le manette? Per le manette mi sa che è. Per quella. Io avevo detto che dovevamo tagliare la catena. Invece usi la chiave, eh? Sì, chiave piccola per le manette, per forza. Eh sì. No, avevo detto, magari trovavi una delle tronchese, ma no, usiamo la chiave. Eh sì. Quindi apriamo. E questa è fatta. Aspetta un attimo, fammi vedere la mappa che devo vedere una cosa. Ok. Ah, ok, vabbè, qui c'è anche la mappa di quella zona di prima, ma ho detto non ce ne frega un cazzo. Cazzo, è salito. Scendi, scendi, scendi che non devo sprecare colpi, vai. Qua, schiva pure il piede questo. Ah, perché non conviene sprecare colpi con questi, lascia fare, che. Cioè, penso neanche speccare i colpi a zero. Anche perché ne abbiamo pochissimi, quindi non è che abbiamo tutti questi colpi, vabbè. Qui c'è una porta. E qui c'è. Aspetta. Perché attacca troppi colpi, ma erano in due qua. Allora, qua si può salire. Per mettere questo. Ok, c'è un pannello elettrico che non sta funzionando. Forse, no, non lo so, vedremo. E vabbè, dobbiamo spostare questo, quindi. Forza di cose. Vai, vai. Vai. Un po' macchinoso spostare sto coso. Aspetta, fammi rivedere un attimino. Scendi, scendi. Ok, abbiamo visto tutto qua. Sì. Vai, vai. C'era qualcosa, c'è il segno. Andate a sboccare in un'altra stanza. Questa è bloccata qua. Qui c'è un'altra scala. Che numero è sta scala? 4. Botto da scala, no? E andiamo, va. C'è tocca, c'è tocca, se c'è tocca, c'è tocca. Allora, questa la sblocchiamo. Può essere la porta che avevamo prima chiusa? Non lo so, eh. E invece sì, era quella, sì. Abbiamo fatto il giro dall'altro lato. Ok. Qualcuno c'è, qui non si passa più, eh? No. Allora,
attimino con calma. Cazzo. Avrò più niente da fare. Non se passa per niente. Serve un oggetto. Tagliare la rete. Ma l'ha segnato poi. Cavi. Mica sono cavi, che cazzo sta dicendo? Lo so, vabbè. Devo segnare il retta, ma non cavi. Niente, labirintica pure qua la zona. Vabbè. C'è poco da fare. Ah no, vabbè, un giro random che ritorna. Dove eravamo, sì. No, vabbè, meglio farla la strada perché poi non si capisce un cazzo quando vediamo la mappa, quindi. Questo è un ascensore? No, non è vero, sembrava. Sembrava. Tornano gli insetti. Gli insetti passano sempre. Oddio! Ma non era. No, vabbè, questo non era previsto. Che cazzo è quello? Ma non adesso quello. Qua si può sfondare, ma con quello dietro dove vuoi andare? Ma non era. Eccolo qua. Ma non va bene, che c'è, saluta. Se vuoi. Ecco, era lui era che stava trascinando quel. Il ferro, no, a parte che non ho guardato un cazzo dove dovevo andare, quindi sono subito corso. Aspetto un attimo. O quello torna qua, vuoi vedere? Pienamente. Via. Non so se lui passa qua, ma. Guarda che c'è una scala, eh. No, però c'erano molte strade, raga. Adesso va bene tutto. Cazzo, mi sa che passa veramente lui qua. Mi sa di sì. Ah, è qua. Sali qua. Sentivo i passi. Di qua. Ah, qui siamo tornati nella zona per andare avanti. Sì, perché poi ricollega lì. Ma io devo vedere cosa c'è lì, perché ce n'erano molte strade, raga. C'erano molte strade, quindi non posso lasciarle così quelle strade. Devo vedere cosa c'è. Lui è qua. Vabbè, io passo e corro, dai. Scusi, devo un attimino controllare in giro, poi torno, eh. Tempo di. Dai, vedi. Allora, qua ritorna dov'è. Siamo partiti. Poi c'era una scala. Eppure qua c'era una scala. Dove va qui? Fammi vedere. No, devo capire perché. Vorrei. Ah, qui è chiuso? Ma neanche a pagare è chiuso. Ma quando mai? Ma non è chiuso per niente. Non è chiuso per niente. No, perché poi quello là non mi fa andare in giro. Una foto. Abbiamo il mondo davanti. Era da un bel po' che non trovavo delle foto, eh. Devo dirlo. Probabilmente anche nell'altra zona ce n'era qualcuno e l'avrò skippata. Però quelli sono collezionabili, eh. Non è che sono. Ormai si è capito, non è niente di. Abbiamo trovato una marea, quindi.
Allora, a parte... Vabbè, qui non c'è più niente, quindi questa scala non serve a niente. Qui giù, dove c'è quello che ci sta inseguendo, mi sembra che abbiamo visto tutto. Io dovrei tornare nel passaggio attraverso il muro. E basta, poi qua non c'è un cazzo da fare, quindi a parte... Qui era tanto per prendere la foto. La porta... Diciamo che me la segna questo, che non so poi... No, non la segna niente, vabbè. Va bene. Questa è fatta. Allora, adesso. Questo è sempre qui, quindi. Non ho capito se è qua dentro. No, non è qua dentro. Però io me ne vo subito. Saliamo, perché non capisco se passa anche lui attraverso il muro. Però forse non ci passa, non lo so. Il dubbio è meglio andare, eh. Dubbi è meglio andare. Allora qua fatto tutto. Dall'altro lato siamo andati, che abbiamo fatto il passaggio all'altra scala, quindi no, Jennifer mia, ogni tanto sbuca. Così, non così. Le infermiere sono a dir poco ostiche. Mamma mia. Allora. Questo esplode. Erano in due, era un'imboscata questa. Era chiaramente un'imboscata. Cazzo, la Madonna. Allora. Aspetta, qui è dove dobbiamo andare. Vai da questo lato per vedere cosa c'è. Cassetti, vabbè. Ok, a posto. Ah, ok, abbiamo fatto il giro, sì, dove c'era quel pannello elettrico che stava facendo scintille. Che immagino che non funziona. Ah no, prende le pinze e taglia a cavi. Quelle servono sicuramente per la rete che abbiamo visto prima, che era lì. Quindi dobbiamo tornare giù dove... No, porca di quella, c'è quel cazzo del mostro lì. Ma siamo sicuri che dobbiamo tornare indietro? Cre. Vedi, è sempre lui, è sempre lui. Allora, abbiamo sbloccato anche questa porta, cosa che adesso andrò a salvare in un modo abusivo, perché non ci penso neanche ad andare avanti. Siamo tornati dove eravamo. E infatti si vedevano quei graffi nelle pareti, vedete questi graffi qua? Questa è cosa di quello, eh. Questi graffi belli lunghi, quindi. Salva subito, immediatamente. No, non esiste. Perché se moriamo con quello mi fa... non so dove mi fa riprendere, quindi no, nel dubbio è meglio. Ci tocca andare lì. Ci tocca allora riprendere, penso, la scala numero 5. Sì, fare tutto il giro, andare dritto lì, tagliare i cavi. Bel casino. Chiaramente un bel casino.
Sì, dobbiamo rifare così, perché le pinze penso che è utile per tagliare i fili, ma vabbè, fili comunque. Immagino che va a tagliare. Ma qui eravamo passati, poi non mi ricordo. Aspetta un po'. Non mi ricordo, qua siamo passati, boh. Aspetta che non mi ricordo se sono passato qua. Forse sì, forse sì. Forse sì, ma non mi ricordo se c'era la freccia che là era indicata, vabbè. Comunque dobbiamo tornare lì, come ho detto, dove c'è. Allora, riprende la scala numero 5 che si passa. Come siamo venuti qua? Non mi ricordo più un cazzo. Ah, sì, aspetta, aspetta. Abbiamo fatto tutto il giro di qua. Qua mi sembra che non è giusto. No, in realtà è giusto. Fa anche di qua. Sì, perché poi sì, è di qua. Dobbiamo tornare dove c'era quella rete che abbiamo visto giù. E correre subito appena arriviamo dopo le scale, perché quello è lì, quindi essere veloci, perché qua si sente camminare, c'è sempre, quindi aspetta, aspetta, no, che cazzo ho fatto? Ehi, la map. Allora, questi qua. No, ehi, che cazzo c'è a fare qua? Vai, vai. Ah, c'è pure questo. Vabbè, ma quello non era previsto, va. Via, 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 via. Mi ha ricacciato tutti. Tutti i mostri. Maledetto. Allora, stiamo andando giusti pure, però volevo vedere una cosa. Che in realtà io adesso mi domando perché sono venuto a farmi ammazzare, non lo so, però lascia fare, questo lo vogliamo. È una cosa che, una cosa mia, voglio ammazzare questo coglione più forte di me, quindi. Care cure siamo venuti, ecco. Si sta venendo anche quello, mi sa, guarda. Che si sentono sempre i passi dell'altro, quindi. Questo non muore, che cazzo ha? Porca di quella! Mortale! Maledizione! Allora, fammi un attimino capire una cosa. Quello c'è sempre, giusto? A rompere i maroni. Ah, c'è una. No, vabbè, basta. Va bene tutto, ma sti cazzi a loro. Tanto comunque lì dobbiamo andare, era giusto per capire. Ricacciato mostri e via dicendo. Vai, vai, taglia la rete, arrivederci e grazie. Fai un cazzo di quelli, va. Allora, vediamo se la. Se la tagliamo. Per forza. E qua. Ci siamo. Diamo un'occhiata alla mappa. Vabbè, questa è la mappa vecchia. Ho fatto tutto. Mi pare di aver skippato strade.
Quindi possiamo andare. Ok, la mappa continua. Lì c'è un altro buco, come al solito. Cioè tocca, vai vai, ormai salti qua all'ordine del giorno, eh. Per il protagonista, quindi. Tanto non si fa niente. Può saltare anche dall'altezza di chilometri, non si fa niente. Si alza sempre poi, eh. Ha le gambe di ferro. Ah, siamo tornati come al solito al cubo rotante. Vabbè, era ovvia questa cosa. Sì, ma poi tutto sto casino, che cazzo abbiamo fatto lì? Perché cosa siamo andati a fare lì? Ah, per prendere le... Aspetta. Personale. No, no. Che cazzo è? Equipaggiamento. No, no, non ce le abbiamo più le tronchesi, o mi sbaglio io. Sì, ma non mi domani. Che cazzo siamo andati a farli? Tutto sto casino per cosa? Lo so, vabbè, salviamo, va. Che poi. Una cosa che volevo vedere, ma qua ancora non si può, eh? No. Perché poi tutto il casino rimane che dobbiamo sbloccare sicuramente questa strada. È tutto lì. Allora, ci deve essere da fare ancora qualcosa nel cubo. Evidentemente, quindi. Che se qua comunque fa andare ancora, per quale motivo? Oh no, in realtà mi fa più andare, non mi ricordo se era questo, però si era messo così quando siamo entrati. Sì, era messo, no, è tornato come era prima. Sì, è tornato un po'. Ah, ok, questo è il triangolo. Vediamo un attimino. Non mi ricordo neanche se avevamo visto questo pure. Non c'è assolutamente modo di proseguire così. Ok. Allora. Questo avevamo fatto prima. Questo mi sembra che l'avevamo fatto comunque. Se questo era l'inizio, non si poteva fare niente. Ok. Questo l'abbiamo visto. Questo mi pare di sì comunque. Non mi ricordo però. Bisogna controllarli a uno perché non ti risegna poi quelli che hai fatto, quindi un attimino cacciarone lì. C'è cosa? Ah, una foto. Il tuo migliore amico. Foto che non c'era prima, quando abbiamo fatto girare tutto sto cubo. Ci deve essere un'altra porta, che un altro passaggio che non abbiamo fatto, se no non me lo dava più il cubo. Questo ho fatto, questo ho fatto, questo ho fatto. Questo è quello che siamo entrati prima. Che comunque... No, in realtà...
fa andare. Ah, però poi non te fa più andare di qua. Quindi quando li hai completati, poi comunque non puoi più riandarci. Sembra che non ci puoi più riandare perché non ti fa andare avanti. Manca ancora qualche strada, perché se no... Ho detto non me lo dava il cubo. Il problema è quale manca. Bella parola. Aspetta. Questo è il contrario. Qua è lo stesso di prima. Questo è il contrario. Eh no. Eh no, signori. Questa è un'altra strada. Pienamente. Vediamo un po'. Mani basse, direi. Abbondantemente, direi di sì. Abbondantemente, direi di sì. Dell'aria in rovina. Sì, questa è una nuova zona. Che non so se poi ce ne sono anche altre, perché veramente... La luce rossa va bene. Questa mi sa che è già più zona ostica. Già dalla luce si vede che subito dei colpi. Questi mostri mi sa che chiaramente si rialzano, no? La butto lì. Dire, per dire, per dire. Allora, sto ricontrollando un attimino le varie mappe perché cazzo del labirinto completo sto cazzo del posto. Vedo l'ora di finirla sta zona. Allora. Vediamo un po'. Porte chiusa, porte chiusa. Qui si può sfondare. Porte chiusa. Ma questa zona non l'avevamo già vista all'inizio. Sembrava... Sì, quella porta rossa qua. Me la ricordo. Me la ricordo. Sfondiamo il muro. Allora, il muro si può sfondare, quindi quella porta rossa non è fattibile. Ho fatto una cagata lì. Li ho fatti tutti alzati. Lo sapevo. Ma l'avevo detto che si rialzavano questi. Erano pronti. No, l'infermiera. Porca di quella. Aperto la porta. Se n'è andata così. Ma il muro che abbiamo sfondato che cazzo era? Per fare il giro random. Serviva un cazzo sfondare.
Vabbè, niente, tocca andare nella porta rossa. L'infermiera dovrebbe essere andata da quella parte. Non l'ho ammazzata, non l'ho ammazzata l'infermiera, anche perché ci voleva una vita per ammazzarla, quindi assolutamente no. Ok, porta chiusa che non si torna più indietro. E va bene, si va. Qui cade tutto a pezzi, oh. Che siamo pazzi. Adesso le luci sono tutte rotte. Madonna. È più ostica sta zona. Si vedeva perché già dalle luci. Identica, infatti c'è la porta rossa anche qua. L'infermiera va ammazzata subito però. Stessa zona uguale. Ah, è tipo una cosa a tempo. Però qua non sono passato. Vediamo cosa c'è qua. Sono zone molto più ostiche queste, sì. Vabbè, si vedeva anche dalla luce è rossa, vuol dire che non molto più forti. Ah, qui non l'ho aperto. Mi sembra che abbiamo preso tutto. Sì, devi restare in vita e poi quando è scaduto il tempo si apre la porta rossa qua e basta. Certo che se ti mettono una cazzo infermiera è sempre problematica, eh? Più nemici normali. E crolla tutto, eh. Tanto per dirne una, eh. Tanto per dirne una. Vabbè che tra un po' ci salutiamo pure, eh. Appena arriviamo al salvataggio. Setti di nuovo. Questa è un'altra zona identica. Ancora. L'infermiera c'è? Se c'è l'infermiera. È problematico comunque perché rompe i coglioni quando da sotto dov'è? Vai. Sì, vai, curati, no, curati, ho detto curati. Coglionito totale. Questa non si riesce. Ah, mi sa che sono due. Mi sa
sa che c'è anche uno di quelli che camminano. Devo ammazzare quelli di sotto io. Dove? Vieni qua. Questo non... boh, per quale... Non si riesce. Sì, è crollato tutto, ma... riesco ad ammazzarli quelli che sono sotto, sono tostissimi, sono duri da buttare giù. Poi tra l'altro qua la porta rossa dove cazzo è? Cazzo del labirinto de merda, eh. Madonna. Prima di andarci tocca prendere tutto. Mica lasciamo tutto così. Ah, ok. Ah, si può anche salvare, tra l'altro. Ah, una volta che scade il tempo, come ho detto, spariscono i mostri. Perché quello che pure che stavo ammazzando qua sotto non l'ho ammazzato uguale. C'ho una vita per ammazzarlo. Cioè, ma non lo ammazzo. Non c'è verso. Va bene, andiamo... Dov'era la strada? Sì, abbiamo visto più o meno tutto, dai. Che poi noi siamo venuti da... Per capire, giusto per capire. Da lì siamo venuti, sì, perché me l'ha da chiusa adesso. Sì, siamo entrati da qua. Era questa la porta rossa, comunque, no? Allora, si può salvare? Allora, andiamo giusto poco a poco... Poco a poco più avanti. Andiamo un attimo. Giusto per capire la situazione. Bella madò. Ma io qua posso andare? In realtà sì, però passa anche lui. Adesso si può passare. Ah, vabbè, tanto quello a spararlo è inutile, non gli fai un cazzo, quindi se si può andare. Tanto vale andare. Perché sennò poi non... Ah, siamo tornati... sì, siamo tornati nella zona del cubo. Praticamente. No, beh, tanto quello è inutile a spararlo. L'abbiamo visto che non gli fai un cazzo, quindi non... 208. Ah, qui c'è di nuovo Maria. Maria.
Questa è la vera Maria. Quella che avevamo visto prima non era Maria. Questa è la vera, che è morta. Penso, perché poi l'avevamo visto all'inizio parlare quando eravamo arrivati in questa zona, ma secondo me non era la vera Maria, diciamo. Allora, comunque il cubo ancora c'è, quindi non so se. Ah no, 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 non c'è più, non c'è più. Tutto distrutto. Cubo rotante distrutto. Non so se possiamo salvare. Sì, possiamo salvare, cosa che farei. A questo punto ci salutiamo. Quindi abbiamo finito con il cubo. C'è da prendere. Non so cosa sia. Che specie di. Sembra un pezzo di. Delle forbici, no? Molto più grande, direi. Il cubo è andato in frantumi. Vabbè, ragazzi, dai, direi che ci salutiamo. Risalviamo perché abbiamo salvato nell'altra zona. E comunque con il labirinto immagino che abbiamo ben che finito, perché mi sono pure rotto i coglioni di mille mila strade, per dire. Comunque, come sempre, voi fatemi sapere, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate la pagina Facebook, Twitter, profilo Instagram. Noi ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Next0689.